Benvenuti in questo nuovo video. Oggi video days in the life. Vi porto con me per qualche giorno, così che posso raccontarvi e farvi vedere un pochino di cose che devo farvi vedere. È troppo che non facevo questo tipo di video, siete rimaste tante dietro. Non è che è successo niente di particolare, però vi devo raccontare un po' di cose. Allora, ho appena finito di fare colazione. E allora, io durante colazione guardo serie TV, in televisione, al computer, eccetera. E cosa succede? In questo momento sto guardando Lucifer, sono all'ultima stagione, adoro profondamente, mi piace tantissimo. Poi, appena finisco di fare colazione, passo... quanto ci piace questo flip... al planning, cioè apro la mia agenda, vado sulla mia vista mensile e vedo cosa devo fare quel giorno. Ad esempio oggi arriva mia mamma e quindi infatti l'ho appena scritto dicendo allora come ci organizziamo. Poi vado alla parte dei to do e mi incomincio a fare un'idea delle attività, delle varie cose che devo fare in questa giornata. Mi serve molto per focalizzare, per capire appunto cosa devo fare, e io lo trovo personalmente molto utile. Una cosa che vorrei iniziare a fare, ma a volte vedo, cioè mi sembra un po' too much, su Instagram ho iniziato questa cosa chiamata Morning Thoughts, cioè praticamente ogni mattina, ero molto più costante all'inizio, a dicembre, verso gennaio ho iniziato, ogni mattina riflettevo su almeno tre cose, cioè non è che riflettevo, mettevo nero su bianco, nero su Instagram, scrivevo su Instagram alcuni miei pensieri, anche un po' sporadici, cioè del tipo potevo passare dal finalmente c'è il sole a qualche pensiero molto profondo sulla vita. Ho creato anche un filtro su Instagram, si chiama appunto Morning Thoughts. Sa un po' di intentions, non so se l'avete mai visti, ma praticamente esistono delle morning routine di ragazze americane che praticamente fanno vedere che si svegliano la mattina e si mettono nel loro angolino, guardano fuori, riflettono e scrivono le loro intentions, cioè i loro pensieri, le loro intenzioni per il giorno. Io personalmente l'ho sempre visto un po' forzato e una cosa che io non potrei mai fare, però devo dire che Morning Thoughts è un po' lì, non è poi così distante e effettivamente è una cosa che mi piace fare, mi piace darmi 10 minuti la mattina per mettere insieme due pensieri che magari sono frutto di pensieri derivanti dalla notte, dal giorno. Anche se assurdi e non lo so, non hanno senso, però poi alla fine tutto ha senso. Quindi non lo so, magari questi morning thoughts magari li posso anche passare su carta. Per ora sono soltanto una highlight sul mio Instagram e basta, niente, vi volevo dire questa roba. Ma comunque dopo colazione riuscirò a dirlo, mi metto qui, metto a fare un po' di planning e poi inizio a rispondere mail e lavorare. Ci aggiorniamo dopo. È tardi perché è praticamente l'ora di pranzo, ma solo ora sono riuscita a spingermi fuori di casa perché ero entrata in un loop, un vortice di mail, chiamate, eccetera, che mi stavano tenendo ancorata alla scrivania. A un certo punto ho guardato l'ora ed era mezzogiorno, ho detto no, io devo andare perché se non lo faccio ora non ci vado più. Stavo per dire da no, devo continuare, poi ho detto no, un'ora per me stessa me lo devo prendere, poi riattacco. Quindi ora sono in palestra. In realtà questa è la prima settimana che riesco ad avere una sorta di workout split, perché siamo tornati a Milano a una sorta di routine normale. Poi abbiamo fatto la prima settimana a Prato, i primi giorni a Prato, dove lì vabbè non ho neanche la palestra, quindi mi allenavo un pochino sporadicamente in terrazzo. Poi abbiamo fatto una settimana in campagna, a Padova, andando in campagna, e i giorni in cui andavamo in campagna uscivamo devastati e quindi proprio un certo
non fare, cioè sono stata una volta ad allenarmi, ma insomma due volte sono riuscita ad allenarmi, quindi ora siamo tornati qui domenica scorsa e questa settimana sono riuscita a seguire una sorta di workout split, quindi un piano di allenamenti che voglio anche condividere con voi in futuro, che comunque tra qualche settimana cambierà, perché dal 27, in realtà no, dalla settimana dopo, perché vabbè, anche lì c'è stato una sorta di sabotaggio. Comunque dal 4 dei primi di ottobre inizio danza, lo farò il lunedì sera e non vedo l'ora. Sicuramente, cioè, voglio fare tutto il percorso annuale e quindi quello entrerà sicuramente nella mia workout split, possiamo dire. C'è stato un sabotaggio perché la prima lezione sarebbe il 27, però si è messo in mezzo un impegno di lavoro, cioè un lavoro il lunedì io non me lo sarei mai aspettato. E tra quello, poi un altro giorno, un altro lunedì, mi è stato spostato un volo e quindi anche lì l'avrei saltato. Ho detto, ok, il destino cosa mi sta dicendo? Che non devo fare danza? Ci ho pensato un attimo, poi ho detto, no, io lo voglio fare. E quindi mi impegno, sono riuscita a spostare il volo, a liberarmi il lunedì e la prima lezione di danza dovrò saltarla. Però ho detto, no, è una cosa che voglio assolutamente fare e non lascerò gli eventi esterni prendere il sopravvento. Quindi basta, queste in realtà sono le novità. Cercherò quando possibile, quando sarò qua a Milano, di allenarmi sempre almeno 3 volte alla settimana e vorrei tanto integrare, oltre a danza, altre attività. Sicuramente tornerò un paio di volte ad acrobatica perché ho ancora degli ingressi e perché mi piace fare acrobatica e sicuramente integrerò tanti allenamenti specifici per la verticale come ho fatto a primavera andando a Busto Arsizio, adesso ho aperto anche un nuovo petit room a Legnano e sicuramente andrò a fare delle classi specifiche sulla verticale per continuare a lavorare su quella, perché è qualcosa che a me piace veramente tanto. Il motivo principale per cui mi alleno in palestra per creare una base muscolare sotto per poi riuscire a sostenere verticali eccetera, invece danza la voglio fare proprio per divertimento e per trovare nuove amicizie in realtà. Quindi niente, ora inizio, metto qua un po' tappeto, riscaldamento e poi workout. Non so se riesco a filmare perché sono in palestra e c'è tanta gente, sono da sola, non c'è Jimmy. Tornata a casa, è tardi, tardissimo, sono le 2, pranzo, cioè dire zero sbatti è dire veramente poco, perché ieri siamo andati al ristorante e siamo usciti con le doggy bag. Qui c'è dell'insalata di mare, polpo, patate, verdure, eccetera, e qui mi sa del fritto avanzato, che Jimmy poi riscalda in friggitrice ad aria, e quindi questo dentro un'insalatona, adios. Il pranzo zero sbatti, più da zero sbatti della vita. Ho recentemente scoperto un amore incondizionato per l'aceto di mele come condimento, oltre ovviamente a sale, olio, pepe, eccetera. Ma ragazzi, l'aceto. La mia merenda del giorno: pane, cioccolato. Non so.
Ragazzi. Conclusione di questo video, so che all'inizio avevo detto che avrei portato con me per qualche giorno, in realtà avevo portato con me per mezza giornata, ma mi sono dilungata troppo, sono troppo chiacchierina, parlo troppo, ho un sacco di cose da dirvi e ho un sacco di cose da dirvi, ma preferisco dilazionarle nei prossimi vlog e basta, quindi tranquilli, cioè, da dire blablabla, tantissimo. E niente, vi volevo salutare, ma prima di salutarvi vi volevo un po' dire e chiedervi, anzi, come sta andando il vostro Embre. A me personalmente questo mese sembra infinito, cioè veramente, mi sembra che sia iniziato un anno fa, il mese più lungo della storia, probabilmente perché abbiamo fatto un sacco di cose, ci sta. E in realtà è per me un mese un po' difficile, perché è iniziato dove le prime due settimane sono stata completamente assorbita dalle cose da fare e non ho assolutamente dato spazio a me a dedicarmi del tempo, come vi dicevo anche prima, e infatti questa è stata la prima settimana in cui sono riuscita a dire ok, ho del tempo per me, cioè decido io cosa fare, non gli altri imponendomi cose da fare, ok. E quindi ora meglio, però insomma all'inizio è stato abbastanza difficile. Poi diciamo che sto cercando di, dopo aver focalizzato, aver capito quali sono alcune cose che devo sistemare nella mia vita, sto cercando di approcciarle e cambiarle, insomma, però sono abbastanza complicate anche dal punto di vista relazionale, emotivo, e quindi insomma ogni cambiamento è sempre un po' un terremoto e bisogna essere pronti per affrontare cambiamenti e tutto ciò che ne deriva. Però insomma l'obiettivo è sempre quello di cercare di essere il più sereno e più felice possibile, e questa serenità non arriva aspettandola. Ho avuto molti momenti no questo mese, momenti in cui veramente non volevo neanche alzarmi dal letto, non volevo neanche affrontare la giornata, e però poi in quella giornata in particolare sono riuscita a dedicarmi del tempo, quindi magari facendo sport oppure leggendo, uscendo, facendo una passeggiata eccetera, e quel dedicarmi del tempo mi ha fatto un po' ricentrare e ritrovare la serenità nella stessa giornata. Noto infatti che quando si hanno dei pensieri negativi e ci si infogna, ci si fissa su quelli e non si cerca di trovare un motivo per sorridere, si rischia veramente di passare tutto il tempo a fomentare quei pensieri negativi e a renderli sempre più forti. Infatti una cosa veramente è, quando si cominciano ad avere dei pensieri negativi, bloccarli subito, perché poi diventano veramente sempre più forti. Basta. Dopo queste parole di saggezza vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, preparatevi ai prossimi perché insomma ho tutto in programma, soprattutto questa è la settimana del mio compleanno e le sorprese sono già iniziate, ma io non vi spoilerò nulla qui su YouTube, su Instagram ho spoilerato già tutto, seguitemi lì per tutti gli spoiler e basta, quindi vi aggiornerò, vi farò vedere anche in un video. Io faccio questi video soprattutto con il mio compleanno per ricordo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Fatemi sapere come sta andando il vostro Embre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!